Natura, sport, cultura ed enogastronomia d'eccellenza saranno promossi nell'ambito della manifestazione nazionale Orienteering, trofeo delle regioni, denominata Tre giorni del passito, che si svolgerà a Saracena dal 23 al 25 agosto prossimi. Abbiamo cercato di coniugare la manifestazione sportiva con quello che è il marchio DOC del nostro territorio. Sia l'un aspetto enologico e l'altro aspetto sportivo comunque fanno parte di quelle politiche territoriali che noi chiamiamo promozione del territorio in tutte le sue valenze, la valenza naturalistica, paesaggistica, storica, monumentale e anche enogastronomica. Riteniamo che il marketing territoriale, che è un'espressione che viene abusata molto spesso, noi cerchiamo di renderla concreta attraverso questa manifestazione, che significa promuovere ciò che Saracena offre, e Saracena offre una serie di realtà che il paesaggio montano, l'eccellenza enogastronomica inserita in un contesto sportivo, che è appunto il trofeo della regione, che è una delle manifestazioni più prestigiose della Federazione Italiana, della FISO, Federazione Italiana Sport di Orientamento, che è uno sport, ricordo, di tradizione scandinava che in Italia è stata attivata da qualche decennio, è una federazione giovane ma molto grintosa, e abbiamo ospiti sia il consigliere nazionale del Sud, il dottore Passante, e sia il presidente Gazzero, che parteciperanno in prima persona a questa manifestazione. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 16 regioni italiane, si svolgerà in tutto il territorio comunale, partendo dal centro storico, per poi spostarsi tra le suggestioni della natura dei piani di Masistro e di Piano Novacco. Attività centrale di questa disciplina sportiva è rappresentata dalle gare di orientamento con l'utilizzo di una carta topografica con segni convenzionali unificati in tutto il mondo. Abbiamo voluto in un certo senso dimostrare la nostra riconoscenza al territorio calabrese in generale, ma al sindaco di Saracena e alla sua comunità di Saracena, perché, come sapete, ha ospitato 3 anni or sono per ben 2 volte le finali nazionali dei giochi sportivi studenteschi di questa disciplina, che appunto è una disciplina che piace moltissimo soprattutto alle categorie giovanili che si appassionano.